A Maiano arriveranno solo 6 dei 10 migranti previsti, wifi in canonica per evitare raduni in piazza, garanzie dal comune per la famiglia sotto sfratto. Ampliare i diritti della persona e aver cura della comunità, così Serracchiani sull'identità di genere, l'opposizione lavora solo per apparire. Completato il primo ciclo di richiami dei bambini vaccinati dall'operatrice sotto inchiesta, ha risposto circa l'80%, entro fine anno tutti gli altri. Ritrovata, ma a pezzi, la moto di Luca Tommasini rubata nei giorni scorsi, domenica niente Mugello per lui. Primo allenamento e presentazione per Struger, transfer ok, sarà convocabile per la SPAL, Cyril in dubbio dopo uno scontro in allenamento. Buonasera dalla redazione di UD News, avete sentito i titoli del nostro TG, le notizie principali, vi proporremo, vi racconteremo anche di altri fatti di cronaca e di sport. Per la pagina sportiva subito la parola ad Alice Matelloni. Buonasera Angela, buonasera a tutti voi da casa, come avete sentito nuovo terzino per l'Udinese, il danese classe 91 Jens Struger ha firmato un contratto quadriennale con i bianconeri, oggi conferenza stampa di presentazione del giocatore che ha risposto a tutte le domande dei giornalisti presenti. Allora sentiamo una pillola delle sue parole. I know that it's a traditional club here in Italy. È una squadra che ha una grande tradizione. So che qui all'Udinese hanno giocato già dei danesi come Jorgensen ed Elveg che hanno fatto molto bene qui in Friuli e ovviamente prima di venire qui mi sono documentato, ho letto alcune cose e ho appunto scoperto, sono venuto a sapere che l'Udinese è una squadra di grande tradizione qui in Italia che ha un bellissimo stadio. Yes, there was a few things. Of course, it's a dream for me to play in the Serie A. Sì, mi hanno convinto un po' di cose. Innanzitutto, per me è sempre stato un sogno quello di poter giocare in Serie A, perché è un campionato che seguo sin da quando sono piccolo. E poi le discussioni, le trattative con l'Udinese sono state molto proficue e mi hanno convinto da come mi vedevano, da come mi consideravano come calciatore. L'Udinese ha mostrato subito grande interesse nei miei confronti, quindi non è stata una scelta difficile. So it was not a difficult choice when we came so far in the talks, and so that I want to choose Udinese. I feel fresh and I feel fit. Sono già in forma, sono pronto, anche perché con il mio club precedente ho già giocato molte partite, anche a livello europeo. Sì, ho sostenuto oggi il mio primo allenamento con la squadra, ho conosciuto i compagni e lo staff. Per quanto riguarda domenica, se l'allenatore avrà bisogno di me, io sarò pronto. In the club, but if the coach need me on Sunday, I will be ready. I actually already talked to Martin Jorgensen. Sì, a dire la verità, ho già parlato con Jorgensen in particolare, che mi ha detto alcune cose del club, mi ha detto come si vive qui a Udine, dato che è stato qui molti anni, conosce bene la città, conosce bene la società, quindi sì, mi ha dato alcuni consigli. Yeah, we had a good long talk. E non solo Jens ha parlato con Martin Jorgensen, perché anche noi di Udinese TV abbiamo contattato la vecchia Gloria Bianconera, suo connazionale, che ha espresso alcune parole sul nuovo acquisto. No, mi sembra, se non sbaglio, che ho giocato contro, è un buon giocatore, che tecnicamente è buono, ha una buona corsa e credo che può fare bene. Perché è anche un ragazzo tranquillo, umile, tra l'altro l'ho sentito al telefono la settimana scorsa. Mi ha chiamato per sapere della Udinese, della città, e nonostante che ho detto di non andare, è andato. Ho parlato solo bene della società e della città. Adesso c'è di nuovo un danese nell'Udinese, ci deve essere. Però non voglio dire che è merito mio, perché poi se fa poco bene, i tifosi vengono da me a dire che cosa hai fatto venire. Jens Struger, protagonista nella giornata di oggi non solo per la conferenza stampa di presentazione, ma anche in allenamento. Ha già infatti avuto modo di inserirsi e conoscere i compagni, rendendosi infatti già convocabile per la sfida contro la SPAL. Ma gli occhi non sono puntati solo su di lui, ma anche su Cyril Theroux, reduce da uno scontro con Gabriele Angella. Ma sentiamo di più da Maurizio Ferrari.
Nell'antivigilia della sfida contro la SPAL c'è un nuovo ingresso nella truppa bianconera, è quello di Jens Trigger Larsen, al primo allenamento con i suoi nuovi compagni. Dopo l'ufficializzazione di ieri, il terzino danese prelevato dall'Austria Vienna è comparso insieme al resto del gruppo durante tutte le battute della seduta, una seduta che ha visto in primis il gruppo lavorare con il tradizionale torello di riscaldamento, poi una serie di esercitazioni, un po' di scatti e infine la partita campo ridotto con le porte che sono state piazzate sul limite dell'area di rigore. Del Neri che ha provato a mescolare un po' le carte con gli elementi sparsi nelle due formazioni tra casacche nere e casacche bianche, in cui Strigger ha giocato negli elementi senza la casacchina, ovviamente come terzino di destra. È questo uno dei momenti chiave anche per andare a provare qualche situazione, chissà se magari Del Neri vorrà provare a buttarlo nella mischia fin dalla partita contro la SPAL. Partitella giocata a buon ritmo sotto un sole decisamente cocente, un sole che ha picchiato forte in queste sedute che adesso sono state ritarate alle ore 15 per preparare anche la squadra a quello che ritroverà in campionato, non invece a Ferrara dove si giocherà nuovamente alle 20:45 in un appuntamento importante prima della sosta, l'appuntamento con le nazionali dove ci sarà anche Strigger, su cui ovviamente abbiamo puntato di più i nostri fari quest'oggi, calciatore tutto da scoprire che ci ha già mostrato quelle che sono le sue prime accelerazioni, il suo marchio di fabbrica, quello che ha spinto l'Udinese a portarlo in Friuli. Unica nota stonata della seduta, l'infortunio corso a Cyril Theroux, che è dovuto uscire anticipatamente per uno scontro di gioco, botta alla caviglia rimediata da Gabriele Angella ed entra nei dubbi di formazione. Non c'è invece Sylvain Widmer, che sarà sicuramente out per il match di Ferrara. E nel frattempo sono giunti aggiornamenti sulla condizione di Cyril Theroux, che è stato prontamente visitato dallo staff medico. Non sembrano esserci grosse preoccupazioni per la gara di domenica, sembrerebbe essersi trattato solamente di un trauma contusivo. Ad ogni modo, per maggiori dettagli e maggiori aggiornamenti vi ricordo la conferenza stampa del mister domani alle 12:30 dopo la rifinitura, sempre qui in diretta su Udinese TV. Angela, ora a te la linea per la cronaca e noi ci rivediamo più tardi. Grazie ad Alice, noi proseguiamo il nostro TG con la cronaca, con il caso migranti a Maiano. È stata trovata una mediazione perché arriveranno solo 6 dei 10 migranti previsti nei giorni scorsi e il Comune ha assicurato che troverà una soluzione in tempo per la famiglia disagiata che è sotto sfratto. Sentiamo tutti i particolari da Davide Zanirato. Dopo alcune ore di confronto a tratti incandescente, la mediazione per il caso migranti a Maiano è stata trovata. I profughi che verranno assegnati al Comune di Maiano e che verranno messi nella canonica attualmente sono 6. Quello che abbiamo chiesto, insomma, che a livello di Caritas non ce ne siano altri, ma che insomma si limitino a questo numero, cioè non togli che insomma siamo consapevoli del fatto che se qualsiasi altro privato, qualche altra cooperativa, associazione ne volesse mettere ancora, questi potrebbero arrivare e chiaramente come amministrazione non abbiamo alcuna possibilità insomma di vietarlo. Verrà nominata una persona che farà da interlocutore tra l'amministrazione e queste persone in modo tale che ci sia una sorta di collaborazione o se ci fossero dei problemi o comunque delle progettualità da poterle seguire assieme. Faremo un incontro con gli abitanti della frazione interessata da questa ospitalità per informarli sulla cosa e poi quando arriveranno i profughi, che ci è stato detto arriveranno verso ottobre, verso la fine di ottobre, andremo anche a farli conoscere alla popolazione. A margine del vertice al quale hanno preso parte i capigruppo in consiglio comunale, i rappresentanti della Caritas e delle forze dell'ordine, si è fatto il punto pure sulla situazione della famiglia maianese in gravi difficoltà e a rischio sfratto. Personalmente ero andata mercoledì insieme alla responsabile dei servizi sociali proprio a parlare con questa famiglia. So che oggi un assistente sociale ha preso contatti con la signora e quindi rifaremo il punto della situazione, sapendo che chiaramente sicuramente l'emergenza è determinata da questo sfratto che ha data 26 di settembre. Quindi insomma speriamo di trovare una, e stiamo lavorando in questo senso per trovare un'abitazione. E nel frattempo ci sono però anche altri interventi, altri tipi di aiuti che insomma stiamo vedendo di mettere in piedi.
Andiamo a sentire adesso le reazioni in paese. L'opposizione canta vittoria e dice: abbiamo ottenuto il male minore, ovvero l'installazione di un wifi in canonica per evitare che i migranti per accedere a internet si assembrino in piazza dove c'è il wifi gratuito. E intanto dalla parrocchia arriva la difesa del parroco di Maiano, finito al centro delle polemiche. Sentiamo ancora Davide Zanirato. Sono rimasti in presidio per tutta la durata dell'incontro i cittadini maianesi e i vari rappresentanti di partiti politici e movimenti che avevano deciso di scendere in piazza per dire no all'arrivo dei migranti. Dinanzi al municipio, in maniera pacifica, hanno voluto rimarcare la loro contrarietà alla decisione della Caritas. Patrick Pierre Bortolotti, capogruppo in consiglio per il Movimento Nazionale per la Sovranità, si è detto parzialmente soddisfatto dell'esito dell'incontro, perché rispetto alla quindicina di richiedenti asilo inizialmente paventata, alla fine si è scesi a 6. Oltretutto, ci ha spiegato, si è riusciti a strappare alcune promesse ed impegni. La Caritas in futuro non utilizzerà altre strutture locali per accogliere ulteriori profughi e all'interno della canonica di commercio, che dovrà comunque essere visionata dai tecnici comunali per garantirne l'abitabilità, si dovrà prevedere l'installazione di una rete Wi-Fi per evitare che gli stessi migranti stazionino davanti alla piazza cittadina per utilizzare la rete pubblica. Da Maiano si è levata pure la voce della parrocchia di Santa Maria Assunta in difesa del parroco Don Emmanuel, finito al centro delle polemiche di questi giorni. «Si è sempre agito con il massimo della trasparenza e della condivisione con i cittadini», scrivono i fedeli. «Era impossibile mettere a disposizione la canonica per la famiglia in difficoltà», perché l'immobile era già stato dato incomodato alla Caritas dal gennaio scorso. Il parroco, hanno aggiunto, si è sempre speso in favore dei cittadini più bisognosi, fornendo aiuto settimanale a una settantina di famiglie del comune, italiane e straniere, arrivando spesso anche dove le istituzioni non riescono. E intanto 50 nuovi migranti sono arrivati a Udine, all'ex caserma Cavarzerani. Sono quelli che nei giorni scorsi stazionavano a Gorizia, sulle rive dell'Isonzo. Sentiamo Francesca Santoro. Gorizia alleggerita sul fronte accoglienza, Udine appesantita. L'ex caserma Cavarzerani ospita 50 richiedenti asilo in più, trasferiti non da altre regioni italiane, bensì da Gorizia. Una decisione presa dalle due prefetture per sgravare la posizione del capoluogo isontino, dove nonostante tutti i divieti e gli annunci di controlli da parte della forestale, proseguono i bivacchi, in quanto le strutture di accoglienza sono al collasso. L'ex caserma udinese, scesa a quota 300 unità, è quindi parsa la soluzione più facilmente percorribile, oltre che la più rapida. Tutt'altro che secondario è infatti il fattore temporale, considerando che all'inizio di questa settimana a Gorizia è arrivata una cinquantina di migranti nell'arco di una sola giornata. Del trasferimento, peraltro, non è stato informato il primo cittadino udinese Onsel, che comunque nei giorni scorsi ha rilevato come la città non sia più in emergenza per l'accoglienza e per la gestione delle domande d'asilo. I sindaci dei capoluoghi, intanto, si preparano al vertice di martedì 29 a Gorizia e soprattutto l'incontro con il ministro dell'Interno mercoledì 5. I primi cittadini sono stati chiamati a raccolta a Trieste, dal momento che almeno per ora non è previsto che Minniti faccia tappa in altre città. E parliamo ora della decisione della regione, la prima in Italia, di garantire ai propri dipendenti transessuali l'identità di genere, anche se diversa da quella registrata all'anagrafe. Un passo avanti nel campo dei diritti civili, garantito anche dall'Ateneo Friulano ai propri studenti, che non ha però mancato di aprire un nuovo fronte di polemiche. Vediamo il servizio di Monica Nardini. Le difficoltà sono tantissime perché i giudici non sanno assolutamente nulla, alcuni non hanno neanche rispetto di quello che stanno facendo. Noi siamo una pratica, un numero, quello che non si rendono conto è che noi siamo persone e per noi i loro passaggi burocratici di attesa 3 mesi, 1 mese, perché le carte devono fare quel percorso lì, per noi sono agonia, perché avere un documento femminile e avere uno aspetto maschile è una grande, grande difficoltà. Così Christian descriveva a giugno ai microfoni di Udinese TV, in occasione dell'FVG Pride, parte delle difficoltà psicologiche e burocratiche vissute nella transessualità.
A pochi mesi di distanza, una positiva notizia per il riconoscimento e rispetto della scelta compiuta da altre persone in questa condizione arriva dalla regione Friuli Venezia Giulia, che ha deciso di garantire sul luogo di lavoro l'identità di genere, anche se diversa da quella registrata all'anagrafe. Per i dipendenti transessuali sarà dunque possibile ottenere e utilizzare anche nelle comunicazioni istituzionali esterne un'identità alias consona al genere percepito fino a quando l'eventuale cambio di sesso non sia registrato sulla carta d'identità. Un'iniziativa che, come spiega la governatrice Serracchiani, colma un vuoto normativo e si concretizza in direttive amministrative, procedure ad hoc rispettose della privacy e comportanti vari adeguamenti anche informatici. Abbiamo previsto delle linee guida, un procedimento definito, insomma diamo delle risposte e colmiamo un vuoto legislativo. Quindi un diritto in più che si aggiunge nell'alveo della parità di genere, dei diritti alla persona, e credo che per questo ci sia sempre la necessità di procedere, non è vero che ci sono altre priorità. Un'analoga possibilità dallo scorso novembre è fornita anche dall'Ateneo Friulano, deliberata dagli organi collegiali su richiesta di varie associazioni studentesche e di numerosi docenti che si occupano di tematiche relative all'identità di genere. Gli studenti che, dopo aver effettuato la riassegnazione chirurgica del sesso, stanno aspettando l'autorizzazione del giudice alla modifica dei propri atti anagrafici, possono inoltrare un'apposita richiesta al rettore. Finora nessun iscritto l'ha inviata. E l'opposizione va all'attacco di questa decisione. La presidente Serracchiani continua a utilizzare la regione su materie che sono di competenza del Parlamento, ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Riccardo Riccardi. Questi temi devono avere il nostro rispetto e non possono essere strumentalizzati per cavalcare l'onda più alta del momento. Ha fatto notizia, certo, ma il buon governo, ha concluso Riccardi, non è solo fare notizia e occuparsi delle questioni urgenti di propria competenza. L'azienda sanitaria 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli ha ottenuto un'importante certificazione internazionale, la certificazione Canada, per i suoi servizi distrettuali e sociosanitari. Per medici e dirigenti un ulteriore tassello nel percorso di integrazione tra i presidi di Tolmezzo, Gemona, San Daniele e Codroipo. Vediamo il servizio. Non solo gli ospedali di Tolmezzo e Gemona, ora anche i distretti sanitari di Codroipo e San Daniele, il Dipartimento di Salute Mentale, quello per la prevenzione, il settore veterinario e l'area per le dipendenze hanno ottenuto, tra l'Alto Friuli, il Collinare e il Medio Friuli, la massima certificazione a livello internazionale da parte di Accreditation Canada. Si tratta dello standard più valido per esaminare la qualità dell'organizzazione sanitaria territoriale. Un riconoscimento che per la prima volta arriva in Friuli Venezia Giulia e che oggi in conferenza stampa a Gemona è stato salutato dai massimi vertici dell'azienda per i servizi sanitari. Ma continuiamo su quelle che sono le nostre due grandi direttrici di sviluppo. La prima è l'ospedale unico San Daniele Tolmezzo. Ospedale unico nel senso di gruppi di lavoro, strutture operative, reparti primari che gruppi di medici che lavorano per l'intera popolazione del distretto. L'altra grande direttrice di sviluppo è quella di lavorare sulla integrazione fra ospedale e territorio, sull'organizzazione del lavoro sul territorio insieme ai medici di medicina generale. Il nostro obiettivo, sintetizzato con una frase semplice, è: noi vogliamo diventare sempre più bravi ad assistere bene i malati cronici, anche gravi, fuori dall'ospedale. E l'azienda sanitaria 3 in questi mesi, lo ricorderete, è stata al centro di una pressante vicenda sanitaria relativa al caso delle presunte mancate vaccinazioni. Dal maggio scorso è scattata una campagna per la rivaccinazione e vediamo a che punto siamo nel prossimo servizio, nell'intervista al direttore Benetollo. Siamo riusciti a mantenere il programma, pure complicato e ambizioso, che ci eravamo dati all'inizio, e quindi sostanzialmente riuscire a fare in sei mesi quello che era stato il lavoro di sei anni fra il 2009 e il 2015. È stato sicuramente impegnativo, ma comunque diciamo che entro l'inizio di agosto siamo riusciti a far arrivare il contatto a tutti. Dapprima abbiamo cercato di telefonare a tutti quanti i cittadini, poi ce n'erano molti che avevano cambiato il numero di telefono, che non rispondevano, e quindi abbiamo mandato una lettera a casa a tutti quelli che non avevamo riuscito a contattare telefonicamente, e il
il primo passaggio in distretto è stato completato da parte di tutti quelli che hanno aderito all'offerta all'inizio di agosto. Adesso ci sono ancora tante vaccinazioni da fare, ma sono i richiami successivi, quindi il secondo, il terzo, che hanno anche dei tempi tecnici, ovviamente devono essere dilazionati. Quindi completeremo il percorso entro fine anno, inizio del 2018. A livello giudiziario ci sono novità? Sapete che è già notizia sui media la riunificazione dell'indagine penale. Noi stiamo fornendo il supporto, abbiamo fatto i prelievi che erano necessari per quel canale e sta continuando in quel modo il percorso da parte dell'autorità giudiziaria. Andiamo a sentire anche il commento del sindaco di Codroipo, Marchetti. Codroipo Comune al centro di questo caso, vediamo. Si sta lentamente normalizzando, abbiamo un livello di preoccupazione che sta praticamente toccando lo zero. Come istituzione abbiamo avuto una tranquillità esplicitata anche dai vertici dell'azienda sanitaria, che ci hanno non solo tranquillizzato ma anche spiegato tecnicamente e scientificamente come la cosiddetta immunità di gregge oggi renda tutti molto più tranquilli rispetto a qualche mese fa. Quello che interessa a me come istituzione è che questi fatti non rimangano lettera morta, ma siano da esempio per future misure di controllo. Oggi noi abbiamo una tracciabilità che non è il massimo della vita, se mi è consentito il termine. Speriamo che oggi queste misure vengano migliorate e che per il futuro vi sia una tracciabilità precisa, soprattutto per quanto riguarda la salute dei cittadini, soprattutto delle fasce più deboli, in questo caso le bambine e i bambini. Detto questo, ricordo che fra pochi giorni, l'11 settembre, inizieranno di nuovo le scuole. Anche lì abbiamo avuto rassicurazioni da parte sia delle dirigenze scolastiche che dell'azienda sanitaria 3, perché le scuole inizieranno con una autocertificazione da parte dei genitori, la quale autocertificazione dovrà attestare l'avvenuta vaccinazione dei bambini. Anche lì ci saranno dei moduli per tutti uguali, di facile compilazione, sulle quali ci sarà anche il supporto del Comune qualora vi fossero difficoltà nella compilazione stessa. Passiamo alla cronaca adesso. È stata ritrovata, ma a pezzi, in un campo di Pavia di Udine, la moto del campione friulano Luca Tommasini, rubata la scorsa settimana. Per il ritrovamento della moto si erano mobilitati migliaia di internauti. Vediamo. Disperato per il furto della sua preziosa moto da competizione, avvenuto in un momento agonistico importante, sabato aveva lanciato su Facebook una richiesta di aiuto per il ritrovamento, condivisa da migliaia di persone. La brutta avventura del campione di motociclismo friulano Luca Tommasini, terzo in classifica nella Dunlop Cup e atteso proprio questo fine settimana al Mugello per la penultima gara del campionato italiano, si è conclusa positivamente, o almeno in parte. I principali pezzi della matta Triumph Daytona 675 sono stati ritrovati, grazie alla segnalazione di un agricoltore, sparpagliati in un campo di Pavia di Udine, poco distante dall'azienda dello stesso Tommasini, da cui la moto era sparita a inizio mese. Mancano però diverse componenti. Sono molto felice del ritrovamento, mi ha fatto moltissimo piacere anche sentire la solidarietà di tutto il mondo dei motociclisti, di tutti i motociclisti che si sono resi disponibili a prestarmi la moto per finire le ultime gare, a darmi una mano per quello che poteva servirmi, quindi è stato veramente molto bello. Tutti speravano di vederti al Mugello, così non sarà. Ahimè, così non sarà, perché la moto mancano pezzi importanti e non posso utilizzarla, diciamo, per la gara, e di conseguenza, ahimè, io questa gara qua del Mugello devo rinunciare anche per sistemare, per preparare la moto in vista della prossima, del 17 settembre a Vallelunga. In occasione anche di quest'ultima gara c'è un'altra importante iniziativa in tuo sostegno. Sì, il 5 settembre un ristorante di Udine, insomma del centro, ha organizzato una specie di manifestazione, una specie di crowdfunding, diciamo, per darmi una mano per raccogliere qualche fondo per riparare la moto e renderla operativa per la prossima gara del 17 settembre. Quindi è un'iniziativa bellissima che ancora di più mi fa sentire la passione e l'unione, insomma, in questa situazione difficile. Altri due fatti di cronaca al centro del prossimo servizio di Francesca Santoro. Era ricorso alla boscaglia per nascondersi il 57enne stalker che in Varresia nella notte girava intorno alla casa della ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento. I carabinieri della stazione di Pontebba, chiamati dalla malcapitata spaventata dal tentativo di introdursi in casa dell'ex,
hanno atteso più di un'ora per stanare l'uomo dal suo nascondiglio e arrestarlo. Lo stalker, peraltro non nuovo ai tentativi di avvicinamento all'ex consorte, non ha reagito bene e ha aggredito i militari. Per uno di loro la prognosi di 5 giorni, mentre l'uomo è già stato processato e scarcerato. Anche un 29enne di San Leonardo aveva utilizzato la vegetazione come nascondiglio, ma per mimetizzare delle piante di marijuana. Il giovane, residente ad Altana, si era costruito una piantagione tra la casa e il giardino, con piante in soffitta, sotto un lucernario, nel corridoio della zona notte, appunto all'aperto. La polizia del commissariato di Cividale ha perquisito la casa del 29enne, scoprendo le piante, alte tra i 60 e i 70 centimetri, e in base agli esami effettuati, pronte per il raccolto. Lo stesso giovane ha ammesso poi di avere altre 3 pianticelle ben celate alla vista nel cortile. E sempre per la cronaca, un autotrasportatore bosniaco che esercitava l'attività in Italia con un'autorizzazione falsa è stato scoperto dalla Polizia Stradale di Pordenone, che gli ha inflitto una multa di 6.130 euro e ha sequestrato il TIR per 3 mesi. L'uomo è stato sottoposto a una verifica a Prata di Pordenone. Nel solo mese di agosto, su circa 130 sanzioni nei confronti di veicoli industriali, la Polstrada di Pordenone ha accertato 11 casi di trasporti abusivi. Tra questi, 2 autoarticolati della stessa impresa slovacca con agganciati semirimorchi appartenenti alla stessa impresa italiana che stavano effettuando abusivamente un trasporto di cabotaggio, ovvero un trasporto nazionale da parte di vettore estero comunitario. E sono in arrivo gli avvisi di pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti, a Udine. Sentiamo Francesca Santoro. A conto Tari in arrivo a Udine. Palazzo d'Aronco sta consegnando i 53.756 avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti, destinati a utenze domestiche e non. Si tratta della seconda tranche di pagamenti, divisa in 2 rate, con scadenza 30 settembre e 30 novembre. L'avviso che giungerà nelle case contiene le informazioni sul servizio, i riferimenti ai contatti, il dettaglio del calcolo della tassa, le scadenze per il pagamento e 2 modelli F24 semplificati e precompilati. Ricordiamo che con il bilancio 2017 abbiamo confermato la riduzione della pressione fiscale, con una diminuzione delle tariffe per le utenze domestiche di circa l'1%, per quelle non domestiche del 3,6%, spiega l'assessore al bilancio Cinzia Del Torre, che rimarca come Udine si confermi così una delle città con le tariffe più basse d'Italia. Nel 2017 Palazzo d'Aronco ha mantenuto il fondo di 100.000 euro per calmierare la Tari per 3 classi di categorie commerciali: bar, pizza al taglio, pizzerie e ristoranti, ortofrutta, pescherie e fioristi. I soggetti in questione sono così tutelati dall'aumento della tassa previsto dalla normativa nazionale per determinate tipologie di rifiuti prodotti. E ora torniamo a parlare di sport, di basket. Alice, a te la parola. Grazie Angela. Di basket, perché nella prima parte abbiamo conosciuto il nuovo acquisto dell'Udinese e ora è giunto il momento di conoscere il nuovo acquisto della GSA. Kendall Dykes infatti si è soffermato ai nostri microfoni per parlare delle sue prime impressioni sulla squadra e della prossima sfida che lo attende. Sentiamo Lorenzo Paussa. Ho trovato davvero una bella accoglienza, tutti quanti mi hanno accolto a braccia aperte, i ragazzi sono grandiosi e così anche coach Lardo, è proprio una bella sensazione. Cosa mi piace di più di Udine? La squadra. Non è facile arrivare a una nuova squadra e sentirsi accolti così velocemente. Tutti i ragazzi mi hanno fatto sentire parte del team come se ci conoscessimo da una vita. La prima partita, subito contro un grande team come la Fortitudo, è una bella opportunità per dimostrare che saremo una squadra competitiva e per far vedere ai tifosi, alla città, che saremo pronti a fare bene in questo campionato. Il ruolo dei tifosi è fondamentale, ci aiutano ad andare avanti nei momenti più difficili della partita e danno più energia. Contiamo sul loro supporto al Carnera per aiutarci a vincere. I miei punti di forza, semplicemente una volta sceso in campo cerco di giocare con intensità, di andare a canestro anche forzando i ritmi. E poi cerco di giocare per la squadra, coinvolgendo i compagni per alimentare la chimica del gruppo. E questa è la ricetta per vincere. Debolezze? Non ne ho.
I mean, weaknesses, I don't have any. E nella serata di ieri, festa di presentazione della Triestina, tanti tifosi accorsi per festeggiare questa nuova stagione in Serie C. Allora lasciamoci travolgere dall'entusiasmo di questa festa con le prossime immagini. Colori e voci della festa dell'orgoglio alla Bardato, un tripudio di sciarpe, bandiere e cantici sotto le volte della tribuna del Rocco che testimoniano il ritrovato entusiasmo in casa rossa alla Bardata. E proprio nella prima giornata dell'evento organizzato dalla Curva Furlan in collaborazione con la Triestina e il Comune arriva pure la ciliegina sulla torta con la grande notizia di mercato, l'arrivo di Filippo Porcari, centrocampista di 33 anni con all'attivo diverse presenze anche in Serie A e protagonista della promozione in B della Cremonese nell'ultima stagione, che arriva a Trieste grazie all'interessamento del cavaliere Arvedi, che mette sul piatto dell'Unione pure 180.000 euro di sponsorizzazione. Poi la sfilata rossa alla Bardata, prima la formazione Beretti, poi la prima squadra con i nuovi volti come Arma, le garanzie come capitano Acquaro e la consolidata esperienza di uomini determinanti per il gruppo come il cannoniere dello scorso campionato, Carlos Fransa. È di nuovo una gioia essere qua per questa presentazione, per questo incontro con i tifosi e noi faremo e daremo di tutto per far sì che loro possano durante l'anno avere delle gioie insieme a noi. Non può mancare la dichiarazione di intenti di mister Sannino, che dopo aver fissato nella salvezza il traguardo stagionale da centrare, dimostra di essere entrato a pieno nello spirito della piazza. Chi vestirà questa maglia sa che deve gestire una pressione importante nella storia di Trieste. Noi siamo portatori di questa lavarda che ovunque va, che contro chiunque gioca, deve essere un tripudio rosso alla Bardato, condito da birra, spritz, carne alla griglia e tanto buon umore, quello della festa dei tifosi, che proseguirà anche stasera e domani all'insegna di una passione calcistica declinata nella voglia di stare assieme. Muli e mule, come la nuova mascotte finalmente degna di questo nome, uniti da un motto sempre verde. Mule, muli, mai mollare! E questo era l'ultimo servizio, ma spazio ovviamente anche al meteo. Sì, chiudiamo velocemente con le previsioni del tempo, andiamo a vedere cosa ci attende per la giornata di domani. Cielo sereno, poco nuvoloso, con venti a regime di brezza e caldo afoso. Sui monti dal pomeriggio sarà possibile la formazione di modesta nuvolosità e dalla sera possibile qualche temporale. Le temperature vediamo massime di 29-32 gradi domani in pianura. Ed è tutto per questa edizione del nostro TG, grazie per la vostra attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di serata su Udinese TV.